so che abbiamo fatto la cosa giusta, perché ho visto il segno di Cristo nelle sue mani. Portava le stigmate e quello era un segno di Dio, che dovevamo esorcizzare i demoni. È morta per salvare altre anime perse, per espiare i loro peccati. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata delle pillole inspiegabile. Prima di tutto mi scuso con voi per questa assenza di 2 settimane, ma come detto ieri su Facebook, anzi no, l'altro ieri su Facebook e Instagram, ho dovuto affrontare dei problemi personali che mi hanno costretto a mettere da parte per un po' il progetto. Pian piano la situazione sta tornando alla normalità, quindi eccomi di nuovo qui. Oggi tornerò a parlare di esorcismi. Dopo aver analizzato la vera vicenda che si cela dietro al romanzo, il film L'Esorcista, la mia curiosità sull'argomento non ha fatto altro che crescere. Il tema della possessione diabolica è forse uno dei più dibattuti della storia. È in un certo senso il simbolo di una lotta tra razionale e soprannaturale, cioè la scienza e la fede. Alcuni casi di possessione diabolica sembrano autentici, altri invece risultano essere la conseguenza di una malattia mentale non diagnosticata accuratamente, o di una religiosità o educazione religiosa non sana e portata al limite. Indipendentemente dal nostro grado di scetticismo o di assoluta fede in questi fenomeni, per giudicare una storia bisogna semplicemente ascoltarla, senza pregiudizi di alcun genere. Ascoltarla però quando viene riportata esattamente come accadde, solo così si è in grado di valutarla onestamente. C'è un caso di esorcismo che si è reso famoso perché è arrivato fino ai tribunali, quello di Anneliese Michel, una ragazza di soli 19 anni deceduta a seguito di una lunga serie di tentativi di esorcismo che la portarono allo stremo delle forze e peggiorarono la sua già fragile condizione fisica. La giustizia a suo tempo parlò e vedremo più tardi a che conclusioni si arrivò, ma la domanda rimane ancora aperta. Chi fu il vero responsabile di quella morte? Il male che aveva preso possesso del corpo di Anneliese o le persone che cercarono di liberarla da demoni presenti solo nella sua mente? E nella loro mente, ovviamente. Ecco quindi tutta la verità sul caso di esorcismo di Anneliese Michel. L'esorcismo di Emily Rose. Se il nome Anneliese Michel non dovesse dirvi nulla, forse Emily Rose sì, potrebbe suonarvi familiare. L'esorcismo di Emily Rose, infatti, è un film di Scott Erickson uscito nelle sale cinematografiche nel 2005. Che racconta la storia di Erin Brunner, una giovane avvocatessa che accetta di difendere padre Richard Moore, un prete cattolico accusato dell'omicidio colposo della studentessa 19enne Emily Rose durante un tentativo di esorcismo. La trama del film è liberamente ispirata ad una vicenda reale che si svolse negli anni 70 in Germania e fu al centro di un'accesa polemica, oltre a portare ad importanti cambiamenti nella pratica dell'esorcismo all'interno della Chiesa Cattolica. Il nome reale di quella studentessa era Anneliese Michel e quella che vi racconterò oggi è la sua vera storia. Come accadde nel caso di Roland Doe, il ragazzino che ispirò il romanzo e il film L'Esorcista, la vicenda di Anneliese venne per lo più riportata evidenziando gli aspetti più spaventosi della sua presunta possessione diabolica. I suoi comportamenti, che sembravano dettati da terribili forze soprannaturali, la sua voce rauca, profonda ed inquietante, e la lotta degli esorcisti per liberarla dai demoni che la tormentavano, creano uno scenario dove lo spettatore non può far altro che credere alla natura soprannaturale del fenomeno. Tuttavia, soprattutto nel caso di un film, quello che si ricerca è l'impatto emotivo, il sensazionalismo. Nella storia si finisce sempre per tralasciare quegli elementi e quelle informazioni che potrebbero metterla in dubbio. Qui di seguito ho intenzione di mostrarvi tutti i dettagli di questa vicenda. Così facendo, sarete voi a poterla giudicare in seguito. I primi segnali di una possessione o i sintomi di una patologia. Nel 1968, quando aveva 17 anni e frequentava ancora il liceo, Anneliese iniziò a soffrire di convulsioni. Il suo primo attacco epilettico avvenne nel 1969. Fu allora che un neurologo della clinica psichiatrica di Würzburg le diagnosticò un'epilessia grand mal. L'epilessia grand mal è caratterizzata da una fase tonica e una fase clonica. Durante la fase tonica, una persona in genere perde conoscenza, sperimenta contrazioni che colpiscono i suoi muscoli e la fanno cadere a terra. La fase successiva, denominata clonica,
è caratterizzata da violente contrazioni dei muscoli e può durare anche un paio di minuti. Si tratta quindi di un tipo di epilessia molto grave. Da qui il nome Grand Mal, grande male, che può portare in alcuni casi allo sviluppo di allucinazioni visive, olfattive e uditive. E fu proprio poco tempo dopo aver ricevuto la diagnosi che Annelise iniziò a sperimentare allucinazioni diaboliche mentre pregava. Cominciò anche a sentire voci che le dicevano che era dannata. Nel 1973 entrò in una profonda depressione che la portò a considerare più volte la possibilità di togliersi la vita. Fu solo 2 anni più tardi che i suoi genitori svilupparono l'idea che fosse posseduta. In quel periodo Annelise stava seguendo una terapia psichiatrica, ma sua madre si convinse che la stessa non l'avrebbe aiutata. Rinunciò quindi ai medici e ripose tutte le sue speranze nei sacerdoti che accettarono di esorcizzarla. Chi fu il primo a parlare di possessione diabolica? Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, i primi a parlare di possessione diabolica non furono i genitori di Annelise, ma una donna anziana che ricopriva il ruolo di guida in un pellegrinaggio, alla quale la giovane prese parte. I sospetti di possessione diabolica nacquero dal fatto che Annelise, secondo quanto riportato dalla donna, evitava di passare davanti ad una particolare immagine di Gesù, presente nel luogo del pellegrinaggio. Si rifiutava altresì di bere acqua da una fonte sacra e, sempre secondo quanto da lei riportato, emanava un odore infernale. Non si sa bene cosa intendesse con questo, ma una volta riferito il tutto ai coniugi Michel, gli stessi la portarono subito a far esaminare da un noto esorcista residente in una città vicina. L'uomo valutò attentamente la situazione e concluse che, senza dubbio, Annelise fosse posseduta da uno o più demoni. Il prossimo passo era quello di chiedere aiuto al vescovo di Würzburg, Josef Stangl, affinché riconoscesse autentica la possessione di Annelise e permettesse l'intervento di un esorcista. Ma questo riconoscimento non fu per niente facile ottenerlo. Per ben 2 volte il vescovo rifiutò di intervenire e concedere il permesso per portare a termine il rito, perché convinto che i problemi della ragazza fossero di altra natura. Ma la famiglia insistette e ben presto gli abitanti di Würzburg e dei paesini limitrofi iniziarono ad esercitare una tale pressione sul vescovo che lo indussero a cedere. E se avessero avuto ragione loro? Bisognava perlomeno provarci, ma nessuno si sarebbe aspettato un finale così tragico. La lotta per la salvezza di Annelise. Gli incaricati di eseguire l'esorcismo su Annelise furono padre Arnold Renz, un ex missionario in Cina, e il pastore Ernst Alt, che svolgeva la sua attività di ecclesiastico in una delle città vicina a quella dove viveva la famiglia Michel. Si sarebbe seguito il procedimento del rituale romanum, secondo quanto stabilito dalla legge canonica del XVII secolo, allora ancora valida. Ma i due ci misero poco tempo a capire che salvare Annelise non sarebbe stato un gioco da ragazzi. Decisi ad avere la meglio sui demoni che tormentavano la ragazza, Arnold ed Ernst eseguirono 67 riti di esorcismo in un periodo di soli 10 mesi, con 1 o 2 sessioni di esorcismo alla settimana che duravano fino a 4 ore. C'è da considerare che, durante ognuna di queste sessioni, i sacerdoti la costringevano a compiere circa 600 genuflessioni, o per meglio dire delle doppie genuflessioni, da intendere come un atto di riverenza che consisteva nel cadere letteralmente su entrambe le ginocchia. Questo causò alla ragazza la rottura dei legamenti e, non curanti del fatto che portare avanti quella pratica avrebbe aggravato la sua situazione, durante l'ultimo esorcismo avvenuto prima della morte, troppo debole e demaciata per eseguire le genuflessioni da sola, i suoi genitori la aiutavano a compiere i movimenti. Alla fine di giugno del 1976, le condizioni fisiche di Annelise risultavano ormai critiche. Verso la Pasqua di quell'anno aveva cominciato a rifiutare cibo e bevande. Era convinta infatti che il digiuno l'avrebbe aiutata a cacciare i demoni dal suo corpo. Ma quello che causò invece fu un peggioramento della patologia che l'affliggeva. Le sue convulsioni tornarono più violente di prima. Non fu chiamato nessun medico e si crede che i pochi farmaci che le vennero somministrati per controllare le crisi non fecero altro che peggiorare le sue allucinazioni. Il 1 luglio del 1976 Annelise si arrese. Debole e in punto di morte, pronunciò le sue ultime parole.
Ai suoi esorcisti disse: implorate la soluzione. E alla madre: mamma, ho paura. Poi si spense. Per i presenti non c'erano dubbi. I demoni avevano avuto la meglio su di lei. Erano troppo forti e lei troppo debole per combatterli e riuscire a scacciarli. Ma attribuire la colpa del decesso di Annalise ad esseri soprannaturali che avevano preso possesso del suo corpo sarebbe servito come giustificazione di fronte alla legge. L'esorcismo di Annalise di fronte alla giustizia. Nel 1977, una volta recepito l'atto d'accusa dal tribunale, ebbe inizio l'udienza contro i quattro imputati. Il caso divenne famoso in tutto il mondo come il processo per esorcismo di Klinkenberg, e ciò che ne emerse avrebbe cambiato il modo di considerare gli esorcismi per sempre, anche all'interno della stessa Chiesa Cattolica. Durante il processo fu la testimonianza del perito del Policlinico Neurologico dell'Università di Würzburg a sollevare per primo la questione dei disturbi di natura psichiatrica di Annalise. Dopo aver sottolineato che soffrisse di un disturbo epilettico, al momento dello svolgersi dei fatti, aggiunse che la malattia avrebbe avuto espressione in una psicosi paranoica. Il tutto sarebbe stato peggiorato da una forte autosuggestione religiosa, che l'avrebbe portata alla perdita di controllo definitivo delle sue funzioni fisiologiche. Tra l'altro, nell'ultimo periodo immediatamente precedente al decesso, Annalise avrebbe sofferto altresì di un'anoressia non diagnosticata, che avrebbe accelerato maggiormente la sua decadenza fisica, e di una schizofrenia grave che avrebbe compromesso del tutto la sua capacità di giudizio. In seguito, venne specificato che, con la consultazione tempestiva di un medico, un trattamento farmacologico e psicoterapeutico adeguato, nonché l'introduzione dell'alimentazione forzata, Annalise sarebbe senza dubbio sopravvissuta. È pur vero che la giovane si era messa in pericolo da sola, per esempio prendendo la decisione di digiunare come una forma di espiazione dei suoi peccati. Ma come appena detto, la sua malattia mentale la rendeva di fatto incapace di prendere decisioni necessarie per la sua sopravvivenza. Chi avrebbe dovuto proteggerla in quella situazione erano i suoi genitori, che al contrario consideravano il sacrificio della figlia come necessario ai fini della sua liberazione dal male e la salvazione delle anime ribelli. I cristiani che avevano perso la loro fede, per esempio. Ma come potevano essere arrivati a tali estremi? Com'era possibile che non avessero capito che Annalise stava rischiando la vita nel continuare quelle pratiche estreme di espiazione dei peccati dell'umanità? Per capirlo era necessario sottoporre i quattro imputati ad una perizia psichiatrica. Vennero interpellati due periti. Il primo rilevò nei quattro una religiosità molto pronunciata, che li aveva portati a convincersi oggettivamente che Annalise potesse essere salvata solo tramite un aiuto divino. Allo stesso tempo identificò nei quattro un credo religioso basato sull'ingenuità e su convinzioni che vennero definite primitive. I secondi periti, chiamati ad esprimersi in merito alla condizione psichiatrica dei quattro imputati, rivelarono una realtà ancora più inquietante. Diagnosticarono infatti a Renz la sindrome di Farr, vale a dire una serie di depositi anomali di calcio nel suo cervello che potevano provocare demenza, problemi di ordine motorio o la cosiddetta malattia di Huntington, una patologia che porta ad un progressivo declino cognitivo e a gravi problemi psichiatrici. Alt invece viene descritto come psichicamente anormale, rilevando in lui una possibile psicosi di tipo schizofrenico. I genitori di Annalise, invece, basarono la loro difesa sul fatto che confidassero ciecamente nella valutazione effettuata dagli ecclesiastici in merito alla possessione di Annalise, oltre che sul loro potere di guarigione spirituale. Inoltre, si crede che uno di loro avesse assicurato ai coniugi Michael che il rito dell'esorcismo non aveva mai causato morti prima di allora, perché avrebbero dovuto considerare la vita della figlia in pericolo. Il 19 aprile 1978, l'accusa chiese formalmente che gli imputati fossero puniti per omicidio colposo per omissione. Per gli ecclesiastici fu richiesta una cospicua multa. Per i genitori non fu richiesta nessuna pena, visto che avevano già dovuto soffrire abbastanza pesantemente per la perdita della loro figlia. Gli avvocati difensori, invece, chiesero l'assoluzione di ognuno degli imputati. Ma la sentenza avrebbe lasciato senza parole. Il 21 aprile del 1978, il giudice pronunciò il suo verdetto, che risultò più severo di quello richiesto dalla stessa accusa.
Entrambi i genitori di Annelise, Renz e Alt, furono condannati per omicidio colposo a pene detentive di 6 mesi ciascuno, sospese poi per 3 anni di arresti domiciliari. Il grande errore da loro commesso era stato quello di non fornire ad Annelise assistenza medica. So che abbiamo fatto la cosa giusta solo perché i quattro perché ho visto il segno di Cristo nelle sue che Annelise fosse posseduta. Portava le stigmate. E ad ogni modo era un segno di Dio scritta che dovevamo esorcizzare. Il giudice evitò di pronunciarsi. È morta per salvare altre anime perse della ragazza da parte dei loro peccati. Solo nella motivazione solo una delle sorelle di Annelise accettò la spiegazione medica di quanto accaduto. Il resto della famiglia afferma ancora oggi che l'esorcismo era l'unica possibilità di salvezza. Da prima era un rischio che bisognava correre. Ma ritirarono poco dopo la domanda d'appello, rendendo di fatto la sentenza definitiva. Era davvero posseduta. Avevano scelto il male minore, ed è qui che aggiungiamo la domanda che gran parte di voi si sarà fatto durante il video. In un'intervista non c'è dubbio che il grave stato di malnutrizione e disidratazione di Annelise la donna sia stato il vero responsabile del suo decesso. Ma non potevano essere quelle condizioni fisiche conseguenza di una reale possessione diabolica? A prima vista, considerato un comportamento estremamente aggressivo della ragazza di fronte alla famiglia, dagli esorcisti, ai suoi continui riferimenti a temi religiosi e alle sue violente reazioni di fronte alle immagini sacre o a contatto con l'acqua santa, si potrebbe pensare che sia proprio così. Che lei agissero davvero forze demoniache potentissime che la inducevano a dire cose e compiere atti vergognosi e spaventosi di fronte agli altri. Solo per citarne alcuni, urinare sul pavimento della sua stanza in continuazione, sputare ai suoi esorcisti, compiere atti osceni in pubblico e parlare con una voce rauca e profonda, che sembrava appartenere davvero ad un essere malvagio che aveva preso possesso del suo corpo. Tuttavia, ci potrebbe essere una spiegazione logica a tutti questi fatti. Perché Annelise mostrava tutti i segni tipici di una possessione diabolica? Se Annelise era solo vittima di un disturbo mentale, perché il suo comportamento e le sue azioni vennero quasi subito attribuite alla presenza di demoni nel suo corpo? Ovviamente perché il suo modo di agire era sorprendentemente simile a quello di molte altre persone che si diceva fossero cadute vittime di possessione in passato. Tra l'altro, quando il comportamento della giovane venne esaminato più in dettaglio, fornì molto a notare una curiosa similitudine tra lo stesso e quello attribuito a Roland Doe, il ragazzino la cui vicenda avrebbe ispirato prima il romanzo e poi il famoso film L'esorcista, raccontato da William Friedkin. Per esempio, sentite questo brevissimo estratto della voce di Annelise durante uno degli esorcismi a cui venne sottoposta. Avviso che potrebbe impressionare i più sensibili tra voi a questi temi, quindi se volete evitarne l'ascolto, basta che saltiate i prossimi 5 secondi di video. Ecco la registrazione. Questa voce roca, gutturale ed inquietante non vi ricorda quella di Regan nel film L'esorcista? In effetti, la somiglianza è impressionante, così evidente che è difficile pensare che si sia trattato di una semplice coincidenza. Direi che esiste la reale possibilità che Annelise stesse semplicemente mimando ciò che aveva visto nel film a suo tempo. Al momento della sua uscita in Germania, la pellicola creò una sorta di isteria di massa di natura paranormale, che travolse letteralmente il paese. Gli psichiatri europei riportarono in quel periodo un aumento della presenza di idee ossessive legate all'esistenza di demoni nei loro pazienti. E se le presunte allucinazioni di cui cadde vittima Annelise prima di essere dichiarata ufficialmente posseduta si fossero sviluppate anche per colpa del film. In quel caso, sarebbe logico che la ragazza avesse iniziato a adottare quei comportamenti che riteneva caratteristici di una persona posseduta dal demonio. Caratteristiche che la stessa pellicola L'esorcista gli aveva suggerito. Ciò potrebbe essere confermato altresì dalle dichiarazioni fatte da Annelise in merito ai demoni che la tormentavano. Secondo quanto da lei riferito, il suo corpo era abitato da Lucifero, Giuda Iscariota, Nerone, Caino, Hitler, Fleischmann, un prete ribelle caduto in disgrazia nel XVI secolo, e altre anime dannate. Si tratta di personaggi che abitano l'immaginario collettivo di molte persone, soprattutto religiose, quando pensano al male. Sono dei simboli di malvagità. È davvero possibile che avessero deciso tutti di possedere il corpo della giovane Annelise allo stesso tempo? Affermazioni dettate evidentemente da una condizione clinica ormai al limite e che sarebbe terminata con il tragico finale che già conosciamo.
In che misura padre Arnold e il pastore Ernst avrebbero contribuito a dare credibilità al caso di possessione di Anneliese? Coloro che studiarono il caso di Anneliese suggerirono che padre Arnold e il pastore Ernst dovessero essere considerati i principali responsabili del fatto che Anneliese si fosse convinta di essere posseduta. I psichiatri, che testimoniarono durante il processo, parlarono di induzione dottrinaria, ossia di un meccanismo inconscio che avrebbe portato due uomini a trasmettere l'idea dell'esistenza dei demoni nel suo corpo alla giovane durante l'esorcismo. Ad ogni nuovo esorcismo, poi, l'idea veniva riaffermata e prendeva ancora più forza nella mente di Anneliese. Nel momento in cui, durante il rito, un sacerdote si rivolge direttamente al diavolo con frasi come «Ti comando, spirito immondo, di uscire da questo corpo», non fa altro che confermare al paziente che è senza dubbio posseduto. Questo evidente problema portò vescovi e teologi tedeschi a presentare una petizione a Roma nel 1984 per cambiare dette formule nel rito. Fu decisamente significativo che all'interno della Chiesa Cattolica si iniziasse a mettere in dubbio l'infallibilità dei rituali ai quali ci si era affidati per secoli. Quindi, considerato che Anneliese fu sottoposta a 67 esorcismi, come non pensare che la sua fragile mente possa essere stata influenzata da quanto le veniva detto da due persone sulle quali aveva riposto tutta la sua fiducia? Cosa poteva esserci alla base di quella presunta possessione diabolica? Abbiamo parlato di malattia mentale, di induzione dottrinale, ma cosa poteva esserci davvero alla base del caso di possessione di Anneliese? Partiamo dall'idea che Anneliese era una ragazza profondamente influenzata dall'educazione religiosa ricevuta da parte della famiglia, nel momento in cui iniziò ad avere le prime crisi e visioni. Lei e le sue tre sorelle crebbero in una rigida famiglia cattolica. Suo padre Joseph aveva pensato di formarsi come sacerdote prima di sposarsi, e tre delle sue zie erano suore. Ma c'era un fatto che avrebbe avuto un peso decisivo sul modo in cui la famiglia viveva la sua religiosità. 4 anni prima che Anneliese nascesse, infatti, sua madre diede alla luce una figlia illegittima, Martha. Di conseguenza soffrì una grande vergogna e fu costretta ad indossare un velo nero il giorno del suo matrimonio. Nella mente della madre di Anneliese, cosciente del fatto che avrebbe dovuto sostenere il peso di quel peccato per il resto della sua vita, si sviluppò l'idea che fosse necessario espiarlo. Non era sufficiente che lo facesse solo lei, però. Anche le sue figlie dovevano contribuire dimostrando una fervente devozione. Tuttavia, ciò che sarebbe successo 8 anni dopo la nascita della figlia legittima, Martha, avrebbe complicato maggiormente le cose. Sfortunatamente la bambina morì durante un'operazione per rimuovere un tumore ai reni e la famiglia considerò il fatto una sorta di punizione divina. Anneliese rimase profondamente segnata dalla scomparsa della sorella e decise che, da quel momento, avrebbe pagato per i peccati degli altri. Quando era un adolescente, dormiva su un nudo pavimento di pietra per espiare i peccati di preti e drogati ribelli che si potevano osservare mentre dormivano sdraiati per terra alla stazione ferroviaria locale. All'università di Würzburg, nella Germania Ovest, appendeva immagini di santi alle pareti del suo dormitorio, teneva una fonte di acqua santa vicino alla porta e recitava regolarmente il rosario. Anche poco prima del suo decesso, parlava di morire per espiare i peccati dei giovani ribelli e dei preti rinnegati. In un ambiente familiare dove la fede religiosa veniva vissuta in quel modo, è così strano che la malattia mentale di Anneliese sia sfociata in una possessione diabolica? Chi non comprende come i genitori di Anneliese abbiano contribuito alla sua decadenza fisica, portandola al loro malgrado alla morte, di fronte a questa realtà riescono a comprendere perché si verificò la tragedia? C'è chi dice che i sacerdoti e genitori non siano altro che assassini, che avrebbero meritato una pena molto più dura di quella che effettivamente dovettero scontare. Ma come dicevo all'inizio del video, è sempre necessario giudicare dopo aver ascoltato tutta la storia, compresa di quei dettagli che molto spesso vengono lasciati da parte. Nella profonda convinzione del fatto che stavano agendo per la salvezza di Anneliese, forse considerarli dei semplici criminali non è appropriato. Ma arriviamo al nocciolo della questione. Ora che conoscete tutti i dettagli della vicenda, qual è la vostra opinione sulla stessa? Siete dalla parte della legge e della scienza quando dicono che Anneliese fu solo la sfortunata vittima di una malattia mentale e di persone che non seppero prestarle il dovuto soccorso? Oppure credete alla tesi della possessione diabolica?
fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.